Patrzą. A kto jest taki? Wybnie. Ale nie wybnie tej magii. Wybrakowskie. Papa, co za pan? Śmiejski okres tej karty. Ja ty tylko, tylko nie wiem, gdzie ty. Sara. Mówiłam bardzo. Mówiłam ja mu na karty. Dawaj. No i tu nie da. 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 E dice che lo non tutto utilizzare. Per favore, porta le mie abbonate. Hai preso il 5 di conto, siamo? Sì, grazie. Grazie. Ringraziamo la signorina per la complessiva partecipazione al nostro spettacolo. Ringraziamo il giovanotto di Forlì, l'applauso del dono che ci ha offerto. Adesso non è bisogno di un microfono per un bambino, è possibile avere un microfono, un asta, no? È possibile? A qualcuno che glielo prenda, ok. Le mani sono qualcosa che ci fa sognare. Le mani sono qualcosa di creativo. Con le mani possiamo in questi giorni dare un po' di speranza a quei ragazzi che sono qui presenti, che sono la grazia del Signore, perché queste mani sono sempre magiche, dove passa il Signore riesce sempre da un tunnel, da un cappello nero a tirare fuori un sogno. E ci proviamo adesso con due ragazzi simpatici, vediamo un po', vieni qua, piccolina, vieni qua, e poi chi può essere? No, girati davanti al pubblico, così come ti chiami? Maria, chi è da? Da fuori, ma come ti chiami? Ok, Faenza, brava. E invece? Sono Pietro e Pasolino. Da fuori. Non è possibile. Benissimo. Fazzoletto di colore? Dite a babbo, sei dietro il modo che vedono anche l'altro, vieni. Fai il nodo, se dico sei fare nodi. Fammi fare due nodi a due fazzoletti. Guarda, veloce, lega, fai due nodi, due persone. Eccoli qui, i due fazzolettini. Questi due fazzolettini li dai alla mamma dicendo di tenerli stretti così, ferma così, non ti muovere. Guardate, guardate che brava questa bimba. Lo strumento che usate tutti, cos'è? Giornale! A casa prendete un giornale, lo fate vedere al babbo. Non occorre leggere. E poi, se prima i due fazzoletti erano di colore, adesso invece, che colore ha questo fazzoletto? Con le mani sempre su. Poi dite, babbo, chiedi. Eccolo qui, un giornale. Ma in questo giornale, bambini, fate uno spazio laddove voi inserirete nascosto dentro cosa? E lo lasciate dentro al giornale e lo date al babbo, chiedi. Ora metti il titino così. Ecco, col microfono devi dire, bimba. Bimba. Più forte. Fazzoletto rosso. Inserire il giornale. Ti ordino. Fammi sognare. Parti. Vai via dal giornale. Vai nella mano della bimba. Ripeti. Bimba. Bimba. Fazzoletto rosso. Vai là. Ragazzi, non lo so. Fazzoletto rosso ce l'ha lui qui, però. Però intanto lo prende, lui lo prende e lo depositerà per il fazzoletto rosso. Allora questo ragazzo che viene da Forlì ora prende il fazzoletto rosso che viene nascosto dentro al giornale e lo vedete bene, non c'è però ha fatto un buchetto perché ha sparato, ha detto bim, bum, e glielo dà. Siccome ha detto bim, bum, bam, fazzoletto rosso, vai là, facci sognare. Dacci un colore,
Puoi lasciarmi per favore? Bim bum bam, fazzoletto rosso. Hai fatto una mano? Hai fatto un sogno, ci hai regalato. Sei stato stupendo, metti l'applauso di tutti i bambini del mondo. Benissimo. Ora, state attenti, mentre c'è sempre un po' di musica di sottofondo. L'anno scorso eravamo al teatro, se vi ricordate. Difficile dire, tanti giochi. Questo no, giochi diversi. Uno però non devo ripetere, è quello dell'anno scorso. E state attenti però, guardatelo, perché ci farà sognare. Guardate una ragazza come voi, andate in un oratorio, e in questo oratorio, la porta veniva un fraticello, si chiamava Fra Mansueto, a chiedere l'elemosina, a cui giocava un po' con noi. E io volevo diventare fraticello come lui, ma secondo che in questo oratorio veniva anche Mago Chantù, un maestro che ci faceva divertire. Uno dei giochi che sempre faceva erano e dicevo finché non imparerò quel gioco non sarò contento. Allora mi sono impegnato, sono andato a scuola dai maghi, ho cercato dei libri, alla fine mi hanno regalato questo sogno. Lo presentiamo, contate con me, forza, 1, 2. Cercherò di legarli. Uno lo tengo stretto. E uno lo lascio cadere per terra. Guardate attentamente. Vai. Provaci. Uno lo tiene, uno lo lascio cadere per terra. Oh, che bravo. Un anellino e un altro anellino. Guardate questo bimbo giù con la manina, là ci sono dei fotografi, guardate che foto che hanno rito, un angioletino, guardate come gli sta bene, simpaticissimo, bello, allegro, e tieni qui, allora io prendo questo giardino lì, uno, un'altra cosa, quanti ne sono questi? Due, e un'altra cosa, questi quanti sono adesso? Lui dice quanti ne ha? Due. Lei soffia più forte, soffia più forte, eccoci qui adesso. Ma che bravo, complimenti, devi sciogliere i tre anelli. Allora, quindi abbiamo due e te ne hai tre. Ragazzi, eccoli qui, i tre anellini, tutti chiusi in acciaio inox. Però c'è qualcosa di particolare. Eccolo qui, guardate da vicino, poverini, non si sciolgono, perché li tengono in mano, sono chiusi. Ma da quanto ci possono regalare un sogno? Perché? Perché questi, questo, appena toccano il casino, così, e si passano liberamente. Un bambino ha diritto di sognare. Vai, fatemi passare, facciamo. Questo uomo, questo è sul tuo casino. Guardate questo ragazzo come riuscirà a slegare gli anelli. No, non è. Però, di la verità, l'applauso di incoraggiamento non vuole.